Se siete nuovi nel magico mondo della fotografia, è molto probabile che vi stiate domandando quali sono le ottiche migliori che potete acquistare per cominciare. Ciao a tutti amici, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Cesare e oggi vi parlo di EF 17-55 mm di casa Canon. Prima di andare a incominciare vi ricordo che questo è un video che tratta fotografia e videomaking, per cui se questi argomenti vi interessano io vi invito a iscrivervi cliccando il bottone qui sotto, attivate anche la campanella così non vi perdete nessun aggiornamento. L'iscrizione a questo canale non costa nulla e rispetta l'ambiente. Tutti i nostri video vengono registrati unicamente mediante l'utilizzo di energie rinnovabili. Benissimo, ma andiamo a incominciare. EF-S 17-55 mm, una lente che da molti è stata definita una lente di serie L mancata. Infatti questa non è una lente di serie L, non ha l'anello rosso che contraddistingue le ottiche di pregio di casa Canon. Ciò non di meno, siamo in presenza di un'ottima lente, veramente ottima, un'ottica che vi dico io utilizzo da tanti anni, la utilizzo ancora, anche se oggi andrò a parlarvene, non dico male, però andrò a mettere in luce quelli che sono alcuni difetti. Cominciamo con i pregi, perché questa lente ne ha tantissimi. Innanzitutto è una lente con un'apertura fissa di 2.8, quindi è un'ottima ottica, fondamentalmente è l'equivalente del 24-70 per la versione del sensore APS-C, quindi è un'ottima ottica, veramente ottima. A livello di costruzione è ben costruita, nel senso che è solida, non è fatta di plastica, la baionetta è di metallo, abbiamo delle parti in plastica come per esempio le ghiere, però per il resto, a parte che è plastica buona, ma per il resto ci sono anche diverse parti in metallo, quindi è molto ben costruita. Ciò nonostante, andiamo subito a mettere in luce qualche difetto. Per esempio, non è tropicalizzata, quindi non è una lente di serie L, non ha lo stesso trattamento, non ha la stessa costruzione, è ben costruita ma non è a quel livello. Per quanto riguarda le features della lente, qui troviamo l'autofocus e la stabilizzazione, quindi è una lente stabilizzata, per cui avere un 2.8 con la stabilizzazione è anche una bella cosa, quindi è una lente molto versatile che si presta a una miriade di contesti. Il diametro è di 77 mm, questa è una cosa che io personalmente apprezzo tantissimo e vi dico perché. Perché le mie lenti full frame, la maggior parte delle mie lenti zoom full frame, hanno lo stesso diametro. Questo significa che se io acquisto dei filtri da 77 mm che utilizzo per esempio sul 14-35 per full frame o sul 24-70 per full frame o sul 24-105 per full frame, posso usarli anche su questa lente. Quindi questa è un'ottima cosa, non è una vera e propria feature, ma è una comodità in più. Parlando di messa a fuoco, questa lente ha il motore ultrasonico, come si evince dalla dicitura, infatti riporta la dicitura USM alla fine del nome della lente, quindi si tratta di una messa a fuoco silenziosa, veloce, precisa. Per quanto riguarda la messa a fuoco non ho particolari problemi, anche se questo dipende anche dalla fotocamera su cui la andiamo a montare. Io, come potete vedere, la utilizzo in abbinata sulla Canon EOS 80D, che è una fotocamera eccezionale, secondo me, una fotocamera che consiglio ancora oggi perché è veramente pazzesca. 80D e 90D sono due fotocamere veramente molto molto belle, quindi la messa a fuoco è veloce, scattante e precisa, ma dipende anche dal processore della fotocamera, quindi non solo dal motore ultrasonico della lente. Per quanto riguarda sempre la messa a fuoco, questa lente non è dotata di tecnologia STM, per cui non ha tutti quegli automatismi di messa a fuoco continua durante le riprese video. È una lente per lo più fotografica, tant'è che io vi dico, io questa lente la uso molto anche per fare video, perché mi piace molto lo sfocato che è in grado di produrre, è una lente molto cinematografica. Anche a 17 mm mi dà una bella sensazione di sfocato se la utilizzo f2.8, se la uso a 55 non vi dico, abbiamo uno sfocato che è bellissimo, meraviglioso. Ciò nonostante è un'ottica molto poco adatta all'utilizzo video, secondo me. Questo perché, vedete quanto è grande, è molto pesante e se zoomata avanti diventa ancora più grande e ancora più pesante sul frontale. Questa è una lente che è molto difficile da utilizzare su un gimbal, su uno stabilizzatore, ed è molto difficile da utilizzare anche a mano, perché comunque ha un asse che non è comodissimo da utilizzare. È una lente pensata per fotografia, secondo me. Tenete anche conto, e questo è il difetto più grande di questa lente secondo me, che quando io la inclino verso il basso a volte zoom avanti da sola, quindi non lo fa sempre, non lo fa di default, dipende da come è messa. Però certe volte se la incliniamo durante la ripresa è possibile che zoomi avanti da sola di qualche tacca. Questo non va assolutamente bene, perché durante una ripresa video ci guasterebbe la ripresa e oltretutto andrebbe anche fuori asse sul bilanciamento
rilasciamento del nostro gimbal o del nostro stabilizzatore, e questo potrebbe essere un problema, perché se va fuori asse, e questa guardate che va fuori asse di tanto se zoom avanti da sola, è anche possibile che il nostro gimbal faccia dei movimenti correttivi, ed è anche possibile che se abbiamo il monitor aperto questo venga tranciato da uno dei movimenti del gimbal di correzione. Quindi non è una lente da utilizzare su un gimbal, secondo me non lo è. Se lo fate a vostro rischio e pericolo, e state molto attenti a non fare movimenti per cui la lente può zoomare avanti da sola, perché si può incorrere in questo tipo di incidente molto spiacevole, che poi ovviamente compromette tutto l'utilizzo della vostra strumentazione. Con questo non voglio dire che sia una cattiva lente, semplicemente è una lente vecchia, uscita tanti anni fa, uscita quando i gimbal ancora non c'erano fondamentalmente, quindi non è previsto questo utilizzo. È una lente secondo me assolutamente fotografica, poi si può usarla anche per video, ma non è la cosa sua a parer mio. Veniamo un attimino alle ghiere. Come detto, la ghiera dello zoom non è costruita proprio da Dio, nel senso che è ben costruita, però spesso e volentieri durante l'utilizzo ci si rende conto che zoom avanti da sola semplicemente per l'effetto della gravità, perché il frontale della lente è la parte probabilmente più pesante e quindi zoom avanti da sola. Per il resto è costruita molto bene, vedete? È molto precisa, sensibile, quindi si riesce a lavorare piuttosto bene. Idem dicasi per l'anello della messa a fuoco. L'anello della messa a fuoco è molto bello, è fatto di plastica, ma ha un grip molto molto bello, con cui si riesce a focheggiare molto bene anche durante le riprese video, quindi non è proprio la roba sua, però se volete fare video con questa lente si riesce a farlo. Ora, parlando della stabilizzazione, questa è una lente stabilizzata, quindi ci permette di scattare con meno luce, ci permette di stabilizzare i nostri movimenti. Per quanto ho notato io, ha un difetto anche sulla stabilizzazione, ovvero nel momento in cui, io la tengo sempre attiva la stabilizzazione su questa lente, perché comunque serve, comunque aiuta. Nel momento in cui abbiamo la stabilizzazione attiva, la stabilizzazione in realtà non entra in gioco fino a quando non andiamo a mettere a fuoco. Infatti ce ne rendiamo proprio conto quando guardiamo dentro, vediamo che la nostra ripresa è un po' mossa. Nel momento in cui andiamo a mettere a fuoco, bam, rimane fissa e non si muove più. È entrato in funzione lo stabilizzatore. Ora, mentre lo stabilizzatore è in funzione, noi non dobbiamo più andare a usare l'anello di zoom, perché vi rendete conto proprio con l'utilizzo. Adesso non ve lo faccio vedere perché non voglio forzarla, però nel momento in cui entra in gioco lo stabilizzatore, se noi andiamo a zoomare sentiamo proprio un rumore brutto, come di due meccanismi che si incagliano fra di loro, perché probabilmente lo zoom sta andando a interferire con il funzionamento dello stabilizzatore. Fa un rumore proprio brutto quando andiamo a fare questa cosa, per cui se vogliamo utilizzare lo zoom dobbiamo mollare, aspettare quei 3 secondi, 5 secondi che lo stabilizzatore smetta di funzionare. A quel punto andiamo a regolare il nostro zoom, premiamo di nuovo la messa a fuoco e a quel punto lo stabilizzatore rientra in funzione. Questo significa, per esempio, che non possiamo fare la zoomata a schiaffo durante una ripresa video, o meglio, possiamo anche farla, però fa un rumore veramente brutto, quindi io ve lo sconsiglio, perché andare a fare track quel movimento lì con lo stabilizzatore in funzione, io non me la sento di dire che vada sempre tutto liscio. Può anche essere che si incastri e che sia poi necessario portarla in assistenza. Quindi ripeto di nuovo, è una lente fotografica, non è pensata per fare video, vi segnalo che c'è questa problematica, almeno sul mio modello, anzi ditemelo nei commenti, magari è il mio modello che presenta questo difetto, magari modelli successivi o semplicemente altri modelli in vostro possesso non presentano assolutamente questa problematica. Io vi parlo della mia esperienza e quindi di questa lente, che per quanto mi riguarda funziona, perché la uso da anni, non ha mai avuto problemi. Ho solo imparato a conoscerla e ho visto che ha questi, chiamiamoli difetti, per cui ho capito che certe cose è meglio se non le faccio. Non l'avrei fatta comunque la zoomata a schiaffo su una lente come questa, anche perché mi andrebbe fuori fuoco la ripresa, però vi segnalo, nel caso vi venisse voglia di farla, di stare molto attenti, e nel caso vi venisse voglia di farla, disattivate la stabilizzazione prima magari. Ovviamente, come tutte le lenti stabilizzate, presenta anche un problema di immagine nel momento in cui andiamo a utilizzare la stabilizzazione per il video, nel senso che io ho proprio riscontrato, quando vado a utilizzare la stabilizzazione per il video, sto facendo un movimento di camera, è molto probabile che si veda l'oscillazione della stabilizzazione in ripresa. Quindi in certi momenti, quando il movimento della mia mano è troppo forte, viene compensato dalla stabilizzazione, si vede proprio la ripresa che
oscilla, quindi è un effetto abbastanza sgradevole per me che lo so benissimo che la gente da casa non se ne accorge nessuno, lo noto solo io, però lo segnalo perché è un effetto che a me risulta sgradevole, per cui certe volte se posso, se sono su treppiede, lo disattivo proprio lo stabilizzatore. Non c'è nessunissimo problema per quanto riguarda, come sempre, la parte fotografica. Invece, per quanto riguarda la parte fotografica, lo stabilizzatore funziona da Dio, stabilizza meravigliosamente le nostre immagini, quindi siamo in grado di scattare con dei tempi di posa maggiori. Ora, perché vi parlo di questa lente? Ve ne parlo fondamentalmente perché me l'avete chiesto in più di uno, in commenti vari, messaggi, eccetera, eccetera, per cui ho deciso di fare un video in cui ve ne parlo. Questa è un'ottima lente per quanto riguarda la qualità finale, per quanto riguarda la qualità del file d'uscita che noi otteniamo da questa lente in abbinata con qualsiasi fotocamera. È una lente veramente eccezionale, ottima, superba. Come detto, non è tropicalizzata, come detto, non è una serie L perché ha qualche difetto di fabbricazione che su una serie L non troveremmo. È una lente molto costosa, io l'ho pagata 1200 credo, e non penso si sia abbassata tanto di prezzo. Ve ne parlo perché qualcuno mi ha chiesto: ma io per cominciare a fotografare, magari per fare micro stock o cose del genere, posso prendere le FS 17 55 mm di Canon? Risposta: dipende, nel senso che è un'ottima lente, per cui non è che ti trovi male, è un'ottima lente, la prendi, la paghi tanto, la usi, ti piace, per cui la soddisfazione c'è, non è quello il punto. Il punto è una lente APS-C che costa veramente tanto, cioè è proprio la lente APS-C che costa come una lente full frame. Quindi già lì io mi farei una riflessione, non è meglio prendere un 24-70, un EF2470 magari, così se passo a full frame va già bene? Questa è la prima riflessione. La seconda riflessione è: Canon ha cambiato il sistema, ha cambiato la monta, non c'è più la monta EF, cioè sì, esiste ancora, però va fuori produzione, adesso c'è la monta RF. Sappiamo benissimo che le lenti RF costano un rene, un polmone e anche qualcosina di più, per cui mi rendo conto che sono lenti impegnative, però questa costa comunque più di 1000 euro, per cui non è che siamo tanto lontani. Quindi la mia riflessione è semplicemente questa: io ho comprato questa lente tanti anni fa, non c'era ancora il sistema RF quando io ho comprato questa lente, io l'ho comprata pensando il sistema EF mi accompagnerà fino alla tomba, invece non è stato così. Ovviamente se ti dicessero che un sistema di lenti dura tot anni e poi lo cambiano non le comprerebbe più nessuno, quindi ci sta che sia andata così e va bene. Il punto però qual è? Ancorarsi adesso a un acquisto di questo tipo che ti confina sia nel mondo APS-C e sia nel mondo della vecchia monta F, secondo me non è una mossa avveduta in questo momento. Perché? Perché le lenti potenzialmente durano più dei corpi macchina, per cui se io ho una fotocamera APS-C reflex in questo momento e vado a comprare una lente come questa, significa che poi farò fatica a usarla su dei corpi nuovi di cui mi vado a dotare. I corpi macchina non durano per sempre, soprattutto i corpi reflex che sono soggetti a usura, perché comunque la parte meccanica della tendina dell'otturatore si usura con l'utilizzo e quindi dopo tot scatti deve o essere revisionata o sostituita, oppure si deve proprio cambiare corpo macchina, lì a seconda di quanto ci costa fare la revisione o la sostituzione, e non costa poco e te la tengono comunque via per un bel po' di tempo. Quindi detto questo, trattasi di un'ottima lente, trattasi di una lente che mi sembra di aver visto che si trova ancora su Amazon, mi sembra che ci sia ancora nei negozi, c'è ancora, quindi se credete che sia la lente che fa per voi, assolutamente è un'ottima ottica, più foto che video. Nel video è un pochettino gnocca perché non è pensata per quello, bisogna focheggiare a mano, il che non è un problema perché comunque viene meglio focheggiando a mano con una lente come questa con la profondità di campo risicata, quindi assolutamente non è quello il problema. Non è molto comoda perché essendo molto pesante non è proprio pensata per video, secondo me. Se volete fare video è molto meglio un 50 mm fisso, un 35 mm fisso, magari con un'apertura ancora maggiore, e magari sarebbe ancora meglio andare su delle lenti cinema così da avere la possibilità di collegare un apparecchio di follow focus un pochettino efficiente. Però detto questo, questa è un'ottima ottica che fa tutto quanto. Io vi ripeto, la uso ancora, l'ho presa per fare sia foto sia video, e quando l'ho messa su EOS 80D pensavo soprattutto alla parte video, pensavo infatti di registrare video in OLAI. Una cosa che mi piace molto di questa camera è che, come anche la 6D, è in grado di registrare in formato OLAI, che è una cosa che mi dà un sacco di qualità in più e
dei file molto molto più pesanti ovviamente. A che cosa serve questa lente? Allora, sicuramente è un tuttofare, è la lente kit dei ricchi, diciamo, è la, cioè invece di prendere il 18-50 che è un f3.5 f5.6 si va a prendere questa, e fa la stessa cosa più o meno, ha lo stesso range, non cambia granché, però è più performante sotto tutti i punti di vista, qualità di immagine migliore, stabilizzazione migliore, apertura migliore, è pesante. Questo va detto, è molto molto pesante. È una lente che secondo me è fantastica per eventi, visto che ha una bella apertura, e per ritratto, visto che riesce ad avere un bello sfocato. Oltretutto questa qui, essendo 55 mm, 55 x 1,6 fa 88, non mi ricordo, avevo fatto i conti una volta, adesso non mi ricordo più, però insomma, invece di prendere il 50 mm che diventa un 80, questo diventa un 80 più qualcosa, quindi è più vicino all'85 rispetto al 24-70. Il 24-70 è un 70 puro, questo invece a tutto zoom diventa più simile a un 85 mm, quindi è una lunghezza focale volendo più bella per ritratto, perché l'85 è meglio del 70 per fare ritratto, c'è meno distorsione. L'85 secondo me è proprio la perfezione per prendere i lineamenti senza distorcerli, è veramente l'ottica perfetta. Bene amici, io credo di avervi detto tutto quello che ho da dire su questa lente. A questo punto vi dico, scrivetemi nei commenti se avete domande particolari su questo particolare pezzo o su come lo si può utilizzare al giorno d'oggi. Vi dico una cosa, lo si può utilizzare ancora, perché se voi prendete questa lente potete usarla ancora anche sulle mirrorless, però al prezzo di utilizzare un anello adattatore che vada a connetterlo al corpo macchina, e quindi invece di essere lungo così diventa lungo così, e se voi andate a zoomare diventa lungo così, quindi insomma stiamo parlando di una lente che originariamente doveva essere abbastanza comoda, perché vedete sta nella mano, non è una lente gigante. Se la andiamo a montare su una fotocamera moderna abbiamo sempre tutti i problemi, che è un po' gnucca, che non è tropicalizzata, abbiamo sempre tutti i difetti di cui ho parlato prima, che non è pensata per il video, ed è veramente un peccato andare a prendere una mirrorless e mettergli su un'ottica vecchia non pensata per video. E un conto sarebbe un'ottica analogica con tutto manuale, lì potrebbe avere senso, perché uno dice mi porto dietro la qualità del vetro di una volta, mi metto su, che ne so, un 85 mm fisso f1.2 con la messa a fuoco manuale e l'apertura manuale, allora lì dico va bene, figata. Però prendere una lente non vecchissima, però neanche nuova, quindi che dovrebbe avere certe cose ma che con la mirrorless non funziona a dovere, secondo me è un peccato, ed è un peccato anche per il peso che ci dobbiamo portare dietro, perché sarebbe tutta sbilanciata in avanti. Ma io parlo anche troppo, ditemi voi cosa ne pensate, ditemi voi se siete interessati a un'ottica di questo tipo, se la state valutando, se ce l'avete già, come vi trovate, ditemi se è la mia versione che ha dato un po' più di problemi rispetto alla vostra magari. Ci vediamo nei commenti e noi vi diamo appuntamento al prossimo video.